Nel percorrere ciò che il GAL Baldo Lessinia ci invita a fare per documentare cosa i vari comuni amministratori hanno realizzato con i fondi appunto messi a disposizione dal GAL, non possiamo non arrivare, infatti siamo qua nella perla del lago di Garda, e cioè Malcesine. Siamo prettamente nell'entroterra, là dove vi stanno documentando le nostre immagini c'è la famosissima funivia che ormai vive bene da ben oltre 60 anni. E con noi è il vice sindaco di Malcesine, Livio Concini. Perché noi siamo qua in prossimità della partenza della funivia? Ce lo spiega proprio il vice sindaco. Ma il GAL ha finanziato un progetto per il ripristino di una strada, la strada del Baldo, che praticamente porta fino alle pendici del Baldo e sotto la funivia. Questa importante strada è utilizzata dai nostri allevatori, coltivatori, per andare fino sopra dove ci sono i prati. La strada dei monti, in pratica. È una strada dei monti, esattamente, ed è stata ripristinata come una volta, con le pietre acciottolato, quindi anche il turista cammina come camminavano 100, 200, 500 anni fa, non su una strada asfaltata ma su una strada acciottolata, quindi credo che sia anche una bella esperienza. Questa funivia, diamo qualche numero, capienza, possibilità e anche quello che è il bilancio per un comune come Malcesine. Ha 60 anni di vita. È stata rifatta nel 2002, inaugurata dal presidente Azeglio Ciampi. E i numeri, diciamo pre-pandemia, portava 500.000 persone sul Baldo, le quali potevano fare solamente il viaggio per andare ad ammirare il panorama, ma vanno su decine di migliaia di persone che fanno parapendio, decine di migliaia di biciclette, persone che vanno su e poi scendono a piedi. Tutta la provincia viene a vedere la funivia, a vedere il Baldo, e può recarsi da 0 a 1800 metri in circa 20 minuti, quindi è veramente una cosa straordinaria. Nell'ambito territoriale di Malcesine c'è anche Cassone, e a Cassone ecco un altro intervento che il GAL vi ha permesso di realizzare. Sì, inizia lì il percorso detto Via di Mes, che comprende i comuni di Malcesine, Brenzone e Torri, e è un vecchio tratturo che è stato ripristinato e cartellonizzato. Da lì praticamente si cammina a mezza costa, in mezzo agli olivi, e anche lì insomma c'è la possibilità di farla in bicicletta ma anche di farla a piedi, e sempre ammirando insomma lo spettacolo che è il lago di Garda, che tutti ci invidiano. Ringraziamo dunque il vice sindaco del comune di Malcesine, Livio Concini, a lui e a tutti gli operatori che hanno a che fare comunque col turismo, col mondo dell'accoglienza del lago di Garda. Auguriamo una felice estate. A presto.